famoso. Intanto però il primo cassetto lo facciamo aprire a lei. E Martina, guarda, io ti dico subito, via il dente, via il dolore. Perché è il più impegnativo? Il primo? No, diciamo che è quello che ti porti, che ti porti dietro da Va bene. Sempre. Okay. Ah, è l'ultimo. Ok. Hai detto bene. Cioè, non potevo, capito? È pesante. Secondo me per questo sei diventata mamma di un figlio maschio. Perché corona, non ne potevi più di corone. Perché non ne potevo più di corone. Volevo giocare ai soldatini e alle macchinine. La corona di Miss Italia, immagino. Ma guarda, ma che momento! Una corona a caso. Una a caso, 16 anni, tutto è partito da lì. Ho detto, mettiamo come prima cosa, così Hai fatto siamo benissimo, tranquilli. Perché comunque non è stato solo un trampolino di lancio, è stata l'occasione della mia vita, è stata un'apertura di ali di farfalla, diciamo, e che mi ha portato dalla mia Riccione a Salso Maggiore fino a una carriera lunghissima. Avevo 16 anni con il grande Fabrizio, speciale. E l'espressione che ho in questa foto non l'avevo mai vista, ma sono esattamente io. Cioè, io ancora adesso, a 44 anni, ho quella faccia lì. Quindi siete stati bravissimi. E cosa pensavi? Sono io? No, allora quella sera io non ho un vuoto, è come se avessi un blackout. Dal momento che mi hanno messo la corona in testa fino alla mattina successiva della conferenza stampa, io non ricordo niente. Evidentemente la nostra mente di fronte a grandi emozioni è come se ti mettesse in protezione, penso, no? E quindi io ho proprio un vuoto, ricordo solo un grandissimo caos, confusione, mia madre che la cercavo con lo sguardo e non la trovavo. Mi hanno... Strano, perché vedrete, era sempre appiccicata la mamma. Sì, sì, sì. Mi hanno messo un abito da sera, cena di gala, e ma vai. Non so neanche dove ho dormito, se ho dormito. Viva la sera. Televisione, perché i video esistono, ti rinfreschiamo la memoria. Con la numero 9, Martina Colombari. Io penso che la giuria mi dovrebbe votare più che altro per la mia naturalezza e semplicità, poiché penso di rappresentare tutte le ragazze italiane, visto che siamo qua. Basta, mi chiamo Martina Colombari, sono il numero 9. Miss Italia 1991 è la numero 9, Martina Colombari. Per la prima volta le altre ragazze non sono venute su di te. Evidentemente è un rito. Ma nessuno se l'aspettava. No, dai, Martina, no, perché secondo me è un rito che è arrivato poi dopo. C'era ancora meno ipocrisia, perché tu vinci, io non ho vinto, non allora, t'abbraccio. Erano altri tempi, eravamo meno sgamate di come sono le 16 anni di adesso. Io poi avevo appena compiuto 16 anni a luglio, qui eravamo a settembre. E i tuoi genitori cosa dicevano del concorso? No, come ci vai, torni a casa. Grazie. Ma ti davano molta fiducia. Ma diciamo che loro non erano stati felicissimi di questa mia scelta di partecipare a Miss Italia. Poi io ero sempre stata tenuta sotto una campana di vetro dai miei genitori, nel senso, soprattutto da mia madre. Quindi non si va in discoteca la sera, il motorino no, fidanzate in casa no, in gita scolastica no, perché il pullman è pericoloso. Non andavi in gita scolastica? No, mai fatto una gita scolastica. Ma non ti ribellavi? No, io stavo alle regole, come un carabiniere. E eseguivo quello che mi veniva detto, non ho mai raccontato una bugia. Io avrei fatto un macello a casa. Quelli li ho fatti dopo, forse. Mi Brava. Sono scatenata poi da grande. Dovete diciamo. Essere tutti come Martina Colombari, eh? Però i tuoi genitori avevano sbagliato, mi spiace, perché ti hanno detto come vai così torni, sei andata non sei più tornata. No, perché poi ci ho preso gusto. Certo. Ci ho preso gusto, però con grande fatica, perché i lavori non si improvvisano, quindi tirandomi sulle maniche tante volte. Però diventi subito una modella di punta, cioè cominci a sfilare per dei grandi, dei grandi stilisti, cioè non ti accontenti subito. No, però con grande consapevolezza che poteva diventare un mestiere e di quello anche che comportava nel diventare grande partendo da un concorso di Miss Italia. Quindi più responsabilità, trasferirmi a Milano ed è stato tutto molto veloce. Ovvio che la vita ti pone delle occasioni, no? Sta a te poi saperle gestire anche, perché potevano arrivare come
se tu non sei pronto nel momento che ti arriva l'occasione, il treno è passato e perso. Devo dire che Martina non si è mai tirata indietro e io ho trovato un filmato dove tu conduci, allora, balli e purtroppo canti. Ecco, io non ho voluto vedere niente del vostro materiale perché amo le sorprese, a mio rischio e pericolo. Ma non perché ti fidavi di me? Ma per carità. Perfetto, guarda. Buonasera da Martina Colombari, che vi dà il benvenuto nell'antica terra della libertà, San Marino. E qui... Senta, signorina piadina... No, signor Deo, se vuole ce le faccio le piadine, perché sì. Sono venuta qui. Ah, poi sa anche a chi le faccio? A chi le fa? Perché da me, dal mio chioschetto, viene anche Pavarotti. Pavarotti? Come la fa la piadina Pavarotti? Ha le quattro stagioni la vuole lui. Ci piace tanto come le quelle di Vivaldi, uguale. Nonna, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Martina, sei così brava a cantare che Fino ti lascia il microfono. Ma sei bravissima. No, poi sono tutta rauca oggi. Certo. Fai vedere i fazzoletti che mi hanno nascosto nella cassettiera. Sì, valgono per me e per lei. Attenzione. Ta-da. Ecco qui, abbiamo fazzoletti pronti. Però guarda, secondo me non è un problema di raffreddare.